Ciao Teodoro, senti, Ciao Giorgio. nelle chiacchierate che abbiamo fatto precedentemente è saltato fuori un po' la questione del voto di protesta. Ora, a San Marino c'è stato un voto di protesta e non è sicuramente il primo paese al mondo che ha un voto di protesta. Però succede spesso una cosa quando ci sono i voti di protesta, che dalle promesse ai fatti c'è una grande distanza. Do il voto di protesta, poi alla prova dei fatti resto deluso e il cittadino rimane frustrato perché lui l'aveva dato, si sente un po' colpevole di questa situazione. Cosa vuoi dire ai cittadini sammarinesi che vengono dopo una delusione, perché in fondo il governo è andato a casa prima della fine della legislatura? Beh, allora, credo che ai nostri concittadini, dopo questo periodo di legislatura, io l'ho definita tante volte infelice, dobbiamo rioffrire tanto. La prima cosa che mi viene sicuramente da dire a loro è quello di sicuramente partecipare. Anche in questa fase di campagna elettorale sarà importantissimo che i cittadini, i miei concittadini, i nostri concittadini partecipino alla vita del paese per formarsi il loro puntuale, fermo e determinato convincimento. Quindi è un invito, prima di tutto, che rivolgo a loro dopo questo periodo infelice di legislatura, dove credo il paese sia ricaduto comunque in una luce opaca che dobbiamo invece di fatto un po' lasciarci alle spalle. In più, credo che ai nostri concittadini dobbiamo rivolgere immediatamente, o meglio, offrire immediatamente una speranza. La speranza è che se sono in grado i nostri concittadini di andare nella cabina elettorale e fare la scelta più opportuna, più matura, più consapevole, soprattutto. Io sono sicuro che quella speranza si possa tramutare poi anche in opportunità. All'interno di questo lavoro c'è tanto e di più. All'interno di questo lavoro c'è un lavoro prevalentemente politico che molte volte non ha grandi fini se non quello esclusivamente politico, ma c'è un lavoro sociale dietro, c'è un lavoro economico, c'è un lavoro che se andiamo a sommare tutto questo vuole dire andare a ritrovare con quella speranza che dobbiamo trasmettere un senso di comunità vero. In questi anni bui abbiamo visto quanto ha voluto dire declassare le situazioni, portarle verso il basso, quanto ha voluto dire allontanarsi dalla nostra stessa comunità. Lo vediamo ovunque nel paese, lo vediamo nei piccoli centri storici dove ormai si sono abbandonati, si vive poco da un punto di vista residenziale e c'è poco da un punto di vista economico-commerciale. L'abbiamo visto quanto siamo lontani e distanti nel volere fare le cose all'interno del nostro territorio, della nostra comunità. È un po' come se tutti fossimo continuamente attratti nell'andare altrove rispetto a vivere il nostro paese. Ecco, io credo che tutto questo si debba riassumere in quel tipo di impegno, attraverso molta speranza da dover trasmettere, attraverso messaggi di chiarezza ai nostri concittadini che dovranno formare il loro convincimento da qui all'8 di dicembre. È un impegno ed è uno sforzo notevole, ma sono sicuro e convinto che chi come me oggi svolge un ruolo attivo politicamente e quindi pubblicamente, istituzionalmente, deve rivolgere, donare e regalare ai nostri concittadini. Allora, io da amico di San Marino, comunque da osservatore interessato e curioso della storia sammarinese, vedo un passato glorioso di esempio per gran parte della civiltà occidentale. Ho visto degli anni tra gli 80 e 90 dove c'è stato un po' di ubriacatura e forse le ragioni di quel voto di protesta sono un po' nella perdita di identità. Dove vedi San Marino nel futuro? Qual è il ruolo di San Marino per il paese nel futuro? Allora, questa Giorgio, secondo me, è una bellissima domanda, anche perché ci offre un ampio ragionamento. Noi non abbiamo il tempo qua per fare tanti discorsi molto prolissi, ma sicuramente possiamo sintetizzarlo in alcuni concetti. Gli anni a cui tu hai fatto riferimento sono stati davvero gli anni della grande ubriacatura,
del grande boom economico, del grande benessere di cui viveva, godeva San Marino e ogni sammarinese. È come se a quel tempo qualcuno avesse preso un elastico e l'avesse allungato e tirato il più possibile. Bene, quell'elastico oggi si è rotto e sostanzialmente è tornato indietro, è tornato alla fonte. Nel mezzo abbiamo vissuto anni di ubriacatura, abbiamo vissuto anni come gli ultimi 10 di grande indecisione, di grande disequilibrio, di grande preoccupazione. Oggi noi dobbiamo sostanzialmente, con un impegno vero, preciso, riprendere quell'elastico e riallungarlo. Però con un concetto bene in testa, che l'elastico precedente deve rappresentare per noi la memoria storica, deve rappresentare sostanzialmente il fatto che non ci dimentichiamo degli errori che abbiamo fatto nel passato, perché se abbiamo la memoria su quegli errori sicuramente non li ripeteremo e sicuramente con quel nuovo elastico riandremo a recuperare quelle forme di opportunità di cui il nostro paese deve vivere. Siamo un piccolo paese, lo sappiamo, non abbiamo enormi risorse su cui poter appoggiare la nostra sopravvivenza. Abbiamo però, come in altre circostanze abbiamo discusso, quella voglia, quel desiderio, quella speranza di poterci rilanciare verso le opportunità. Dobbiamo ritornare ad essere una terra sostanzialmente di opportunità per i sammarinesi e per tutti coloro i quali vedono San Marino come vero che sia una terra di occasioni positive e propositive e non strumentali.